Bentornati su Marvel Snap. Oggi iniziamo proprio così, con lei, con Elsa Bloodstone, più 3 forza a tutte le altre carte che, quando giocate, riempiono un campo. Ma cosa cazzo vuol dire? Andiamo a vederlo in un mazzo. Ma prima, iniziamo al meglio con uno spacchettamento, no? Iniziamo al meglio, ci avrei un po' di cassa da aprire, sai? Allora, non apriamo la Spotlight perché X23 ed Eco non mi interessano più di tanto, però abbiamo un po' di casse da aprire, abbiamo un po' di... Prendi questa subito. Abbiamo un po' di casse da aprire, vai, vediamo cosa troviamo. I gettoni. Bello Debris, bello, e ho finito le pultre, mi sa, ho finito le pultre con Debris, perché ho trovato anche Shulk in quella stagionale. Oh, hai visto? Hai visto che bella sta skin di Black Panther? Finito? Finito! Non è vero, scherzavo, 150 crediti, perfetto. Andiamo ad aprirci la variante stagionale e vediamo cosa può uscire. Sì. Allora, il mazzo che andremo ad utilizzare oggi è questo qui. Ci sono tante varianti di Elsa per poter usufruire al meglio del suo potere. Però per adesso si suppone che i mazzi più forti siano o il Patriot oppure un Bounce tranquillo. Metti Mystery al turno 6 e questo fa un botto di punti messo in tutti e tre i campi. Comunque andiamo a provarlo in un Patriot. Ma vediamo come regge più che altro. Vediamo come regge però. Te lo dico io perché vince. Aspetta un attimo che mi dimentico sempre di attivare le madonne. Oh, ecco qua. Raga, ve lo dico io come vinciamo. Vinciamo perché abbiamo l'uomo più pelato del mondo, ovvero Absorbing Man. Abbiamo fatto il devasto nello scorso episodio quando c'era il grande pelatone. Beh, andiamo a mettere Forge? Andiamo a mettere Forge qui? Non è buono ponte traballante per il nostro mazzo, non è molto buono. Però comunque questa carta sembra piuttosto tricky da giocare. Vediamo se si rivela utile per il meta attuale. Anche perché, boh, non ne ho idea, sai. Mettiamo Patriot. Wow. Vabbè, sto discard, ok. Mi sta bene il discard, mi sta bene il discard. Facciamo Jubilee. Facciamo Jubilee su Cosmo Cremisi. Se non si può giocare niente al centro. Che mi dai? Brood, bello. Bello Brood. Sì, vabbè, lui continua a scartare. Ok. Allora, proviamo subito Elsa e Dazzle. Modok. Giustamente. E che c'ha la lei? Lei Gandalf, lei. Allora, non posso fare Silver Surfer Absorbing Man, che sarebbe stata una bella cosa. Sarebbe stata una bella cosa. Però io intanto le carte gliele metto ugualmente al centro. Ovviamente gliele metto ugualmente. Apocalisse. Ho capito. Giustamente distrugge. Dai. Abbiamo capito il meccanismo. Certo che se fosse capitato Iron Man lì avremmo vinto sicuramente. Avremmo vinto molto, ma molto, ma molto facilmente avremmo vinto. Va bene. Nostra. Another. Vediamo di fare meglio della scorsa. Allora, abbiamo subito Brood. Daspot. Che cos'è? Un alto? Un alto Evo? E possiamo giocare subito. No, dai. Ma fra, c'è un Iron Man 05 che era pronto a distruggerti. Se puoi giocare. Bello, bella città della Dio Slout. Mi serve Iron Man, assolutissimamente. Faccio un botto di punti di città della Dio Slout. Fermi un attimo. Fammela doppia. Fammela doppiare a questa Elsa. Lui si doppia Angelo, ok. Ok. Bello, mi piace l'isola Muir. Subito Brood. Lui si doppia Kitty Pride. Però io sinceramente avrei aspettato a doppiare Kitty Pride, perché adesso deve forzatamente giocare due di mana per giocare Kitty Pride. Bello. Bella Absorbent Man. Ok. E già un qualcosa l'abbiamo fatto. Turno 5 io dovrei fare Iron Man. Dovrei fare Iron Man. Per forza. Così che lo possiamo giocare anche su vasca di clonazione, così ce lo clona.
Ma ugualmente, non mi... No, non mi piace. No, non mi piace. Scherzavo, scherzavo, non mi piace. Basta. Ok. Mojo. Anche Mojo potrebbe legare con Elsa, sai? No, non mi piace. Meglio fare sinistro. E Patriot, forse. Sì, vedi di più. Invece molto di più. Giustamente. Ok. Ora. Possiamo fare Iron Man per vincere sicuramente in Città dello Slout. Pure Dazzler. Pure Dazzler non sarebbe male. Raga, la chiudi così. La chiudi così, easy. Anche perché dovevo fare un botto di punti. Allora va a 14. Però, posso dire? Sì. No, ma caro, puoi benissimo vincere al centro, cioè non mi interessa. Elsa, e guarda quanti punti ha fatto fare a Dazzler. Vabbè che c'era anche la città dello Slout, però. Bello, bello così, bello così. Dai, vediamo. Vediamo se si è trattato soltanto di fortuna può regalare veramente soddisfazioni, Elsa. L'abbiamo subito pescata, buona, incollata alle mani, frate. Quincetto, ok. Collector, subito. Ancora non è esploso il collector dei mazzi, vero? Non è esploso. Giochiamo Elsa, poi abbiamo da giocare Brood. Cioè, nel senso. Addio, Dio. 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 Ti prego, giocami qua. Giocami su Ala che ti voglio distruggere tutto. Però, allora, io sono curioso di fare la combo con Iron Man. Io sono curioso di fare la combo con Iron Man. Giustamente lui gioca Elsa, va bene. Ok, e che facciamo? Dobbiamo fare Jubilee? Dobbiamo fare Jubilee ora. Poi metti Forge e Dazzler. Turno 5 li può fare pure Iron Man. Però poi non giochi Patriot. Oh, vediamo, vediamo. Capiamo un pochino. Chi mi prendi? Vabbè. E non prende giustamente il power up. Ah. Quindi se riempio con un sinistro con un Brood un campo, lui non prende il power up di Elsa. Va bene. Io questo lo prenderei. Posso dire che lo prenderei? Aspetta che mi avvedono altre idee. Invece di fare Iron Man, vogliamo provare Dr. Doom invece? E lo potenziamo anche. Anche perché lui è forzato a giocare. Che fa? Gioca Loki. No, Brood. Ok. Bello anche Silver Surfer. Giochiamo il grande Dr. Doom. Pure Dazzler e Silver Surfer. Ma io direi Dazzler e Silver Surfer. Sembra più solida come cosa. Sembra molto più solida. Magari la giochiamo qui, Dazzler. Silver Surfer qui. Snappiamo. L'unica cosa è che non prendo il power up a sinistra, che non c'è nessuna carta di costo 3. Vabbè. Andiamo a vincere quelle due location. E il ragazzo è forzato a giocare a sinistra. Se no, cioè, la prendo io. Non c'è problema. Me la collo. Giuro, ok. Sì. Come mi batti? Ok. E non basta! Non basta! Non basta, my man. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Raga, però oggi abbiamo dato. Oggi abbiamo dato il mazzo, si è rivelato solido. Solido. Questa Elsa mi sa che è molto interessante. Sembra molto interessante anche perché da varie possibilità di giocare, anche con varie tipologie di carte. Varie tipologie di carte e varie tipologie di mazzi. Sicuramente nei prossimi giorni andremo a visionare altri mazzi contenenti Elsa per vedere quale tra questi che andremo a vedere è il più forte. E quindi niente, io vi invito a lasciare un like se il contenuto fosse stato di vostro gradimento e di considerare l'iscrizione. Bella.